esageriamo. Oggi 19 luglio 2019 sono pronto per fare la colata in gomma siliconica della scultura Alta Marea, nata inaspettatamente qualche tempo fa, e adesso io allora qui ho già messo il catalizzatore qui dentro un pochino, sono andato a occhio. Qui ho un quantitativo che vado sempre a occhio per decidere quanto ne metto, ecco, ad esempio così noi ci siamo, secondo me. Questo lo mettiamo a riposare qua. Poi lo mescolo. Intanto che mi appropinquo a fare la prima colata di gomma siliconica sulla scultura in creta della Alta Marea, ci tengo a dire che questo è l'ultimo lavoro che io farò e forse uno degli ultimi video che farò qui da Messaggeriamo, perché a fine mese dovrò riconsegnare il negozio alla proprietaria che improvvisamente lo vuole libero e io glielo libero. Siccome sono abituato per esperienza a riconoscere che anche negli apparenti problemi che arrivano ci può essere nascosta una sorpresa, se non succede qualcosa di particolarmente importante, intendo dire economicamente, perché il problema è tutto lì, non mi vuole dare più tempo per aspettare di vedere di riprendermi dopo la batosta delle multe e la condanna che mi hanno fatto i vari giudici in seguito agli abusi che ha fatto la polizia municipale, che mi ha creato un danno notevole. Adesso vado un po' indumato perché è bellino vedere quando decollo. Ok. Nonostante il danno economico notevole, perché mi hanno tolto il combustibile a quale io stavo lavorando, la candela per l'accensione del motore a quale io stavo lavorando dal 1992, e tuttora mi impediscono di utilizzarla, abusando del mio diritto ad esprimermi come la natura vuole e anche la Costituzione, sia italiana che europea, e la Costituzione di altri 195 paesi democratici del mondo, al quale viene garantita che la scienza e le arti hanno libertà di espressione. E allora, nonostante questa legge, chi tutela la legge ha abusato di me. Sono stato abusato sessualmente, artisticamente. E la cosa, da parte mia, prevede come minimo una contestazione, perché non voglio risultare complice. Allora, adesso cerchiamo di metto dentro tutta la gomma siliconica che c'è, poi farò in modo di trasportargliela. Sì, mi sembra che ho fatto la quantità giusta per fare la prima velatura sulla creta. Ho fatto la quantità giusta. Adesso faccio in modo di ricoprire bene tutte le parti. E probabilmente potrebbe anche essere che io poi, ridendo e scherzando, gli aggiungo anche l'altra gomma siliconica colabile, perché dopo lo stampo va finito con la gomma siliconica pastellabile. Però per fare una buona definizione sul modellato, che è stato fatto con una cura, insomma, non superficiale, dopo ci si applica uno spessore in gomma siliconica in pasta, tipo un pongo per intenderci, che gli fa lo spessore giusto per poter poi fare le varie coppie da vendere. A proposito, lancio un bonus artistico.
siccome mi sembra che molte persone hanno seguito questa scultura qui, chi si prenota, no, fin da adesso a volermi una copia in scagliola bianca di questa scultura qui, solo per chi si prenota da questo video io gliela do per 20 euro, a differenza delle 50 bianca, che avrà come prezzo di produzione essendo un multiplo aperto. Cosa vuol dire un multiplo aperto? Che non ha una chiusura di numerazione come hanno le sculture che io faccio da 30 anni almeno, siglate con come le stampe, le litografie. Ok, allora. Costa moltissimo questo materiale, allora non si deve sprecare, bisogna usare il più possibile quello che necessita. Perché è vero che la vita è abbondante, è generosa per sua natura in tutte le epoche possibili e immaginabili. Ok, io questo stampo non lo finirò se non avrò la possibilità di fare una produzione, ad esempio se nessuno manifesta l'intenzione di comprarla, io la lascio ferma così con il primo strato di gomma siliconica e poi quando avrò tempo vi completerò il controstampo in scagliola e la produrrò in un secondo momento. Ma se c'è subito una risposta sgarbata, io la posso mettere in produzione. Chissà che questa Alta Maria non mi porti fortuna. È una scultura nata senza nessuna speculazione? Da una foto che ho scoperto tramite la conoscenza di una persona che mi chiedeva conferma sul cibo Visalus, se era vero che io ero calato, eccetera. E da lì poi lei, dando un'occhiata al mio Facebook, ha visto che sono uno scultore, lei è una poetessa con lo pseudonimo di Ines Bartis, che ho firmato sotto alla coscia insieme alla mia. In una coscia c'è il nome di Inine Bartis e dall'altra parte c'è il nome dello scultore, che è Semois. Adesso il mio lavoro è far entrare il più possibile la pellicola e poi vedere se deve stare in pausa o meno. Allora, intanto che la signorina qui si catalizza, approfitto per raccontare alcune cose a riguardo dell'evento di Milano. Siccome un amico di Facebook, Giovanni Lesma, mi ha chiesto di essere il più tecnico possibile, io ho inteso che non volesse che io entrassi a fare discorsi che riguardano l'interiorità. E purtroppo è una richiesta che non posso esaudire, perché se io escludo l'interiorità dal lavoro della mia vita non ha mica senso nulla di quello che faccio. Tutto quello che faccio, compreso l'Alta Marea, ha a che fare con la pace. Perché mi è piaciuta questa scultura qui di Alta Marea, cioè il decidere di farlo, perché non era una necessità ovviamente, no? Però ho deciso di farlo, perché quando mi ha fatto vedere questa poetessa una fotografia di quando lei era giovane, no? E facendomi leggere anche poesie, però soprattutto questa fotografia che io poi ho mostrato durante la lavorazione, mi ha ricordato la scultura di Bartolini, La fiducia in Dio, solo con in più un'aggiunta erotica, sexy, no? Di gioco, di birichina, come ha scritto qualcuno. Allora tu qua sei un po' volumosino, allora io ti metto qua, in fondo, perché voglio solo parti che si... Ok, comunque con questa gomma siliconica dovrebbe essere a posto. C'ha la sua... Ok, allora apriamo un po' la cosa e vediamo che cosa riesco a dire. Opa, allora, adesso l'inquadratura è più grande. Allora, lei adesso la lascio riposare un po' in modo che si adagi bene tutta quella che è la
lavorazione. Della definizione, del bacio che deve avvenire tra la scultura e la gomma siliconica, perché dopo questa, quando è catalizzata, diventa elastica e io posso estrarre tutte le copie in poco tempo. E volerla mettere 20 euro è una cosa, secondo me, di una onestà, credo, come pochi. 20 euro non è un racco di polvere, è una scultura che ti parla di un'emozione importante, la pace, che anche se non era nell'intenzione della poetessa, è nell'intenzione della vita, mettere in risalto la pace, perché che noi ce ne siamo resi conto o meno, quella è la realizzazione che prima o poi salterà all'occhio della nostra consapevolezza e capiremo come si può investire al meglio una vita cercando proprio solo nell'interiore le cose importanti, poi nell'esteriore. Ok, dicevo prima che c'è stato un programma di Premio Rabat a Milano il 16. Io sono andato e ho comperato questo libro che la Filippa Lagerbach ha presentato insieme a, si vede, chissà se si vede bene così, Quando il deserto fiorisse, si vede? Che Maragi, comunemente chiamato da noi, anzi voglio tenere in mano perché è un libro strano, ha presentato, e da quello che c'è scritto nella copertina, già 15 milioni di cuori lo hanno sentito, questo libro qui, no? Io quando ho saputo che c'era questo libro e che al programma lo avrebbero venduto, mi sono detto, ne voglio una copia, e una mia cara amica mi ha regalato questo, no? Me l'ha regalato lei. E io devo dire che l'avevo preso con quella, sì, so che cos'è, cioè sono quei raccontini che Premio Rabat spesso qualcuno lo cita nei discorsi che fa e aggiunge anche delle frasi, no? Ho letto anche delle frasi a parte. E pensavo che più di tanto non mi potesse dire, no? Non mi potesse dire. Per cui appena sono tornato da Milano alle 2:30 di notte, sono dovuto chiudere lo studio e prima di andare a casa gli ho dato un'occhiatina. L'ho aperto e gli ho dato un'occhiatina, ho letto qualche cosa e c'è stata una frase che mi ha colpito, che mi ha dato proprio, cioè, quelle robe che sono ancora in attesa di risposta. E la frase, adesso la cito per come me la ricordo, perché è una domanda che lui fa, no? Chiede, tu che problema hai nella vita? No? Riesci a capire qual è il problema che hai nella vita? E una volta che hai capito che problema hai, cosa fai per risolverlo? E questa cosa mi ha preso e mi ha messo sull'attenti, perché ho cominciato a domandarmi, ho detto, ma io che problema ho nella vita? Perché da una parte la risposta è stata, io grazie a Premio Rabat di problemi veri nella vita non ne ho, problemi che mi danno l'ansia di vivere, che mi manca qualche cosa, ma riconosco che nella vita c'è tutto, comprese le cose che mi mancano, per il quale io mi muovo per ottenerle, se sono convinto che siano un bene per me, oppure mollarle una volta raggiunte perché si credeva che poteva essere il beneficio che mancava, ma poi non era così, le si molla, io almeno faccio così, no? Per cui questo libro, Quando il deserto fiorisce, mi ha messo di fronte a me stesso, per cui questo libricino scritto molto, apparentemente in maniera molto scorrevole, semplice, quasi per bambini, no? Quasi per bambini, che pur sapendo che aveva dentro delle verità importanti, ha rotto un mio preconcetto, nonostante fosse già aperto nei confronti di questa comunicazione, che mi ha dimostrato che è molto più efficace e potente di quello che già io conoscevo.
Ed è una bellissima sorpresa, perché io adesso veramente me lo centinello un po' alla volta, perché poi l'ho chiuso dopo quella domanda, non ho ancora avuto il coraggio di aprirlo, coraggio nel senso di mettermi lì a leggerlo, perché già quella domanda lì mi sta smulinando, che problema ho nella mia vita, perché ho iniziato a pensarci, ho detto è la mancanza d'amore, però siccome quella cosa lì, grazie a Prenerabad che mi ha indicato la porta dentro di me dove trovare la dispensa e quell'amore che ho sempre cercato fuori, nelle ragazze, negli ideali, nello sport, negli amici, nella famiglia, tutte le cose che ognuno di noi conosce, ma che non ho mai potuto raggiungere, lui mi ha indicato quella porta attraversando la quale io ho visto, ho sentito, ho realizzato che esiste quella parte mancante che mi spingeva sempre a cercarla. Ed è così rilassante stare lì e godersela e continuare a crescere, perché questo è il bello. Una volta che hai trovato la soluzione della tua vita, potrebbe già bastare. E invece continui a crescere, al contrario delle altre esperienze mentali fatte, dove ti si promette sempre una crescita, ma alla fine non avviene nessuna crescita umana, concreta. Per cui adesso io sono un po' in questa situazione qui, dove con il lavoro della Alta Marea si conclude il mio essere stato qui, come esageriamo. Si vede che dovrà fare un'altra strada. Io per il momento mi ritirerò di là e vedrò se avrà senso anche stare di là o se prendere e spostarmi là dove c'è la possibilità di radicare. Ho avuto un incontro con dei personaggi della Confesercenti al quale sembra che siano interessati a sapere e conoscere che cos'è il mio progetto. Io ho parlato con loro, adesso preparerò una presentazione e approfondirò la possibilità che forse ci potrebbe essere la venna all'eventualità di spostarmi da di qui in una sede un po' più grande, perché il progetto del Monumento alla Pace a questo punto o cresce o si ferma, per cui lì c'è quella possibilità. Ma non la do per scontata, potrebbe essere che non se ne fa nulla perché io non ho le garanzie sufficienti. Io lo so che quello che cercano loro è un progetto che produca un mucchio di soldi, lo so che cosa hanno in testa loro, cercano soldi perché è l'unica cosa che ci sta mancando a tutti quanti, perché chi ci governa fa in modo che noi restiamo becco asciutto, perché abbiamo la reazione giusta che loro vogliono che abbiamo, cioè arrabbiati eccetera, per cui propensi ad accettare delle proposte disumane in aggiunta a quelle già disumane che stanno facendo da tanti anni a questa parte. Opla! Facendo un video, vieni che ci danno. Sto facendo il video in occasione del fatto della colata, perché adesso con la gomma siliconica non rischia più di seccarsi. Mi sento un secondo. Sì. Per cui qui finisco il video e quello che dovevo dire l'ho detto e vediamo se può interessare il modellino dell'Alta Marea, a parte me e anche tutte quelle persone che finora hanno dimostrato di averlo veduto. Buona giornata a tutti e alla prossima.